Nonostante l'estate continuano gli enormi disagi che sono costretti a vivere ogni giorno i residenti delle case popolari del quartiere Po, dai balconi sbriciolati e inagibili alla pavimentazione all'interno delle case che si solleva, l'incuria fino ad arrivare ai diversi lavori incompleti iniziati anche più di un anno fa. In casa mia c'è la muffa, abbiamo già messo articoli sul giornale ma non sono mai venuti a vedere. I caloriferi che viene via tutte le valvole, tutte quelle cose lì, ci sono tante cose, ecco, in queste case sono vecchie. C'è una perdita d'acqua, tutto rotto, non ci credevano. Ieri, dopo, da settembre del 2020 che io ho chiamato, sono intervenuti un tecnico e mi ha detto sì, effettivamente è rotto. E vede anche i balconi come sono, sempre pericolanti. La mia vicina di casa che ha 92 anni ha dovuto mettere lo scotch perché si alza il pavimento e lei è già rischiato di cadere. Io ho già 92 anni, quindi, ma quando vado, cerco di inciampare sulle mattonelle, non è che sia giusto. A tutti questi problemi si aggiungono quelli legati all'assenza di dispositivi in grado di rinfrescare la casa, soprattutto per quelle persone più anziane e sole, che nel momento in cui dovessero avere un mancamento a causa del caldo eccessivo, resterebbero per ore senza sensi, correndo forti rischi. Qui senza condizionatore si sta male. Io soffoco di sopra perché non ho neanche l'aria condizionata e non ne spendo neanche, ecco, perché la casa qua, perché sono fatti un po' con le finestre appena così, dall'altra parte c'è il muro, non c'è un po' di corrente, un po' di cose così, insomma si soffoca, ecco, è un ambiente un po' degradato. Chiuso in casa con giù le tapparelle, basta, perché è invivibile, non si può, entra, anzi, fuori adesso ci sono le formiche, stanno corrodendo, entrano tutte le formiche in casa, scarafaggi, lucertole, perché ci sono i buchi in cucina e anche in camera da letto. Se non paghi, minacciano.